Salve a tutti ragazzi, salve a tutti da The Name Before Tokyo. Bene, oggi torniamo con la rubrica One Piece Battle, il terzo episodio della rubrica che fa le pulci agli scontri in One Piece. Nella puntata di oggi voglio parlare di uno scontro probabile che forse vedremo, quindi magari questo video potrà essere smentito così come confermato, è il bello insomma di fare video anche questo, dove cercherò di dire un pochino la mia su quello che sarà effettivamente lo scontro tra Fujitora e Sabo, una sorta di previsione, ecco. Diciamo così, avevo previsto che i due si sarebbero in qualche modo fronteggiati e questo in parte è già avvenuto, come abbiamo visto nello scorso capitolo, anche se non sono ancora arrivati allo scontro, tra virgolette, uno contro uno. Diciamo che molti sono scettici sul fatto che arriveranno effettivamente a scontrarsi e io in parte sono d'accordo, ma non del tutto, vi spiego perché. Se è vero che da un lato mostrare uno scontro vero, effettivo, quindi magari con un vincitore, sarebbe controproducente da parte di Oda perché sono entrambi personaggi nuovi, personaggi dai quali la gente, i fan si aspettano molto e quindi bruciarsene uno, tra virgolette, così presto, secondo me, è controproducente, ma dall'altro lato, dopo una tavola finale, dopo una vignetta come quella che ha chiuso il 750, non mostrare nemmeno un breve scambio di colpi, dopo tutto questo hype, tra virgolette, che si è generato, secondo me sarebbe anche da questo punto di vista controproducente. Quindi penso che comunque uno scontro, un breve scambio di colpi tra i due ci sarà, anche se ovviamente non ci sarà un vincitore. Al 100% da questo scontro non parlo, non scomodo neanche la parola morte perché sappiamo benissimo in One Piece che è una cosa che è veramente veramente rara. Se dovessi dire la mia, ecco, io penso siano entrambi a un livello molto alto. Se dovessi puntare un centesimo, quindi il 51-49%, per dire, io lo punterei ancora su Fujitora, se non altro per il fattore età, comunque esperienza che ha in più rispetto a Sabo, il quale comunque ha dimostrato di saperla veramente lunga. Ecco, se dovessi dire secondo me a quale livello si collocano questi due, direi che anche Sabo comunque è molto vicino al livello di un ammiraglio. Per questo motivo, secondo me, sia Fujitora che Sabo sono ancora abbastanza, non dico molto come per nel Planeta Skip, ma comunque abbastanza superiori a Ruffy, Zoro e agli altri membri ovviamente della ciurma. E infatti, chi si è fatto magari infinocchiare, tra virgolette, dal breve scambio di colpi tra Zoro e Fujitora, e che pensava che appunto ci sarebbe stato uno scontro serio fra i due, è stato smentito dal fatto che Zoro è stato mandato appunto contro Pika, sicuramente un avversario temibile ma non all'altezza di un ammiraglio. Ecco, e questo secondo me ha giocato un pochettino anche un ruolo infinocchiante, tra virgolette, la sigla dell'anime che ha un pochettino illuso un certo tipo di fan appunto che si aspettavano questo scontro. È sicuramente ancora presto per una cosa del genere. Ecco, tra l'altro voglio dire due parole per quanto riguarda gli scontri in generale in One Piece, e prendo spunto da un post fatto dal buon 88ferro nella sua pagina, dove praticamente dice che dai tempi di Enies Lobby, quindi da Ruffy versus Lucci, non abbiamo uno scontro serio per quanto riguarda One Piece di uno contro uno. E io sono abbastanza d'accordo con questa lettura. Diciamo che One Piece non è solamente un manga di botte, ecco, One Piece è un manga sicuramente completo, non è un battle shonen puro come magari altri, però ecco, un pochettino questa cosa delle botte, tra virgolette, delle mazzate sta mancando. Appunto, uno contro uno, come era strutturata la narrazione precedentemente, magari ad Alabasta o Enies Lobby, erano una delle caratteristiche principali. Se da un lato magari un tipo di narrazione con sempre quegli scontri può sembrare ripetitivo, secondo me era anche uno dei punti di forza comunque che hanno fatto apprezzare One Piece negli anni precedenti. Quindi io credo che adesso Dressrosa le cose siano cambiate per come ha gestito Oda adesso la situazione. Diciamo che non abbiamo visto tanti scontri, ma fatta eccezione per Ruffy versus Don Cinjao, non abbiamo mai visto uno scontro dall'inizio alla fine. E questo, diciamo che da un certo punto di vista, è una cosa che ha un pochettino infastidito qualcuno. Io penso che comunque arrivati al momento attuale sia ora comunque di cambiare. Questi volumi sono stati tutti volumi di preparazione per quanto riguarda anche l'intreccio e penso che i prossimi 2-3 volumi saranno incentrati principalmente sulle botte. Vedremo anche se questa mia impressione sarà smentita o meno, così come lo scontro Sabo e Fujitora che io credo a questo punto avverrà, quindi mi sbilancio e si sostanzierà in un pareggio. Ecco, io dico un pareggio per le ragioni che ho già detto prima, quindi fatemi sapere la vostra, se siete d'accordo o meno, se pensate che uno dei due sia abbastanza più forte dell'altro da prevalere in modo netto, quindi se pensate che vincerà appunto Sabu, dimostrerà la sua superiorità o Fujitora, insomma fatemelo sapere sotto nei commenti,
e fatemi sapere un pochettino la vostra per quanto riguarda proprio i combattimenti che avverranno a Dressrosa, quindi le vostre impressioni, se pensate che magari Rufy e Law combatteranno insieme, come molti dicono, se siete dei fan appunto del fatto che Rufy debba combattere da solo con Doflamingo, insomma, per dire al vecchio stile come contro Lucci. Fatemi sapere la vostra sui combattimenti di Dressrosa e di One Piece in generale, se avete notato questa cosa che ha fatto notare appunto il Buon Ferro e quindi di come gli scontri siano un pochettino in secondo piano. Vi dico subito che farò uno scontro, uno, scusate, farò un video su quelli che sono per me la top 5 dei migliori scontri di One Piece fino adesso. Ecco, prossima settimana o nelle prossime settimane farò questo video. Vi ricordo tutte le pagine appunto per parlare e discutere di One Piece, quindi onepiece.it, spunti di riflessione, la pagina frase e citazioni di One Piece, la mia pagina personale The Name Before Tokyo e il gruppo Liberi di Cazzeggiare, che è una nuova iniziativa che ho creato con alcuni amici, insomma, per i momenti così di svago. Se qualcuno vuole può passare anche da lì. Un saluto a tutti ragazzi e ricordatevi, Sabo contro Fujitora, pareggio, ma Fujitora ha quel qualcosina in più per il momento, almeno secondo me. Vedremo se verrò smentito o meno. Un saluto a tutti ragazzi da The Name Before Tokyo e buona estate a tutti voi. Ciao.